Un sacco di persone dicono che Londra è costosa. Ovviamente, appena una persona dice una cosa del genere, capisco e individuo immediatamente il soggetto e capisco che tendenzialmente è una persona che ha pochissima esperienza, se non nessuna esperienza, in Inghilterra. È vero sì che Londra è una città costosa se la si vuole considerare da un punto di vista degli alloggi, tra l'altro stanno anche scendendo gli affitti, ma è altrettanto vero che per tutto il resto non è per niente costosa. Vogliamo considerare il fatto che quando arrivate a Londra non avrete più bisogno di un mezzo di locomozione. Mi riferisco in questo caso a una macchina, a una moto, a uno scooter, ragion per cui pagherete sì più di 100 sterline al mese di tube con la vostra Oyster, ma è altrettanto vero che non dovrete pagare benzina, assicurazione, e vi assicuro che se venite da Napoli l'assicurazione, per dire, di un motorino intestata a Napoli vi costa anche più di 1000 euro l'anno. Quindi fatevi un conto: se invece state a Londra pagate più di 100 sterline, mi pare 140 sterline al mese, però non avete nessuna scadenza, non avete il problema della benzina e sicuramente non spendete più di 1000 euro solo ed esclusivamente per avere un mezzo. Londra è economica anche per il mangiare. Ovviamente non potrete mangiare sempre delle bistecche di carne o magari pesce tutti i giorni, ma è altrettanto vero che se volete risparmiare ci sono un sacco di off license e 99 pence che vi permetteranno di sopravvivere in una maniera più che dignitosa. Ovviamente dipende dalle vostre esigenze. Io non ho mai speso più di 20 sterline a settimana a Londra, per esempio. Certo, in passato ho fatto tanti sacrifici, però col senno di poi vi posso dire che sono valsi a qualcosa. Voi siete disposti a fare dei sacrifici? Non ascoltate le persone che dicono che a Londra si spende un sacco di soldi per mangiare, per gli spostamenti. Sono persone che non sanno un cazzo di niente.